Creare nuovi modelli di produzione energetica basati sul decentramento della produzione, con cittadini, attività commerciali e produttive, elementi centrali in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un'ottica di autoconsumo e collaborazione. Sono le cosiddette comunità energetiche potenziali protagonisti per accelerare la transizione ecologica. Se ne è parlato in un convegno ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo, che di fatto farà da apripista nel territorio aretino per questa strada che ormai appare estremamente necessaria. Pannelli solari, fotovoltaico, eolico, idrico, tutto quello che dà energia rinnovabile che può essere messa a sistema insieme tra gruppi di persone che non necessariamente devono essere naturalmente familiari, ma si devono agganciare tutte alla stessa cabina attualmente elettrica, usare la stessa rete, attraverso questo usare quell'energia. Si parla di autoconsumo, quindi non spenderemo nulla, potremmo anche cederle e soprattutto diamo una mano al pianeta. Tra gli interventi anche quello dell'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni. Ci sono dei grandi cambiamenti in atto e i progetti in questo modo hanno avuto, oltre a una eco comunale, sono arrivati fino ad avere, diciamo, un'importanza regionale. La presenza dell'assessore oggi è una testimonianza di questo, noi siamo contenti di questa presenza e in più speriamo appunto anche in un appoggio regionale, visto che all'interno della struttura è presente un progetto regionale che è il progetto SUMA di struttura urbana multifunzionale attiva, che permette in questo modo di avere e di comunicare in una comunità la cosiddetta mobilità sostenibile, che è, diciamo, la base poi del progetto. Abbiamo davanti una sfida di proporzioni gigantesche, che è quella della transizione ecologica, e all'interno della transizione ecologica in particolare quella della transizione energetica. Oggi è molto all'attenzione della pubblica opinione perché il conflitto in Ucraina ha fatto esplodere mediaticamente il problema. Il punto secondo me è che bisogna cercare di non farsi distrarre troppo dal vero obiettivo, che non è emanciparsi dal gas russo, ma è emanciparsi dal gas, perché se si sostituisce il gas russo con altre fonti, comunque fossili, il problema non lo abbiamo risolto. Per la Toscana emanciparsi dal gas vuol dire puntare in maniera determinata e molto rapida verso le fonti rinnovabili che abbiamo, che sono il sole, il vento e anche il calore della terra. Noi lo faremo dotandoci di strumenti specifici che ci consentano di gestire per esempio il tema del fotovoltaico senza farlo entrare in contrasto con l'agricoltura o senza che faccia, come dire, danni dal punto di vista paesaggistico, perché è vero che il paesaggio intorno a noi deve cambiare in maniera governata per poter essere conservato, perché altrimenti i cambiamenti climatici spazzeranno via il paesaggio che conosciamo, ma è anche vero che punti di equilibrio vanno trovati. Lo faremo con norme specifiche che proveranno a distribuire su ogni singolo comune quote di rinnovabili da produrre in modo da avere una produzione distribuita. In questo ampio programma un ruolo particolarmente significativo lo hanno le comunità energetiche, perché sono appunto comunità, quindi i protagonisti sono i cittadini, perché da comunità si produce insieme e si condivide il consumo dell'energia, e perché sono un strumento fondamentale, importantissimo e forse anche l'unico che abbiamo per contrastare la povertà energetica. Noi ci crediamo molto e ci stiamo lavorando in maniera molto, molto forte.